Il patrimonio immobiliare del Comune di Napoli deve essere obbligatoriamente messo a reddito. Non è più possibile, infatti, secondo l'assessore al patrimonio Bernardino Tuccillo, assegnare i locali dell'amministrazione comunale a titolo gratuito. È di questi giorni la protesta dei ragazzi dell'Associazione Ingegneria Senza Frontiere, sfrattati dalla sede di Piazza Cavour che occupavano dal 2005. La sede di Piazza Cavour è un immobile di proprietà del comune. I giovani impegnati in questa associazione Ingegneri Senza Frontiere ebbero un'assegnazione impropria da parte del dirigente del servizio assegnazioni dell'epoca. In tutta la ricostruzione della vicenda che mi ha fornito l'attuale dirigente, dottoressa Annalisa Cecaro, si fa riferimento a un mero verbale di consegna che segue addirittura una disposizione verbale del dirigente dell'epoca, come se una disposizione verbale fosse un atto avente valenza e rilievo giuridico. Insomma, stiamo parlando del nulla, insomma, in effetti. I giovani di associazioni di Ingegneri Senza Frontiere asseriscono di aver richiesto poi il completamento della procedura, completamento che non vi è mai stato, non è stato applicato alcun canone di locazione a carico dell'associazione che occupava questo immobile comunale, in spregio alla normativa, alle leggi, perché come sa l'ente ha il dovere di mettere a reddito il proprio patrimonio, di trarre reddito dal proprio patrimonio. Questo ce lo ricorda costantemente la Corte dei Conti. I giovani impegnati in un'associazione Senza Frontiere, che è un'associazione che fa progetti anche interessanti, meritori, questo non lo discuto, lamentano di essere stati brutalmente sgomberati. Non è così, non vi è stato uno sgombero qua, sono state attivate tutte le procedure anche di necessaria comunicazione con l'associazione, non è stata prodotta alcuna controdeduzione. Abbiamo predisposto un nuovo regolamento per le assegnazioni dei beni immobili di proprietà del comune, definendo criteri trasparenti, certi e chiari, non affidandoci alla discrezionalità. Noi abbiamo l'esigenza di rendere i nostri beni immobili fruibili alla città, intendiamo farlo in maniera trasparente e soprattutto riuscendo a realizzare un obbligo che ci viene dalla legge, mettere a reddito e valorizzare il nostro patrimonio. Le assegnazioni discrezionali fatte agli amici degli amici non ce le possiamo più consentire.